questo è un affidamento che ci è stato dato dalla provincia di Teramo e che, come Agena, la tecnostruttura appunto della provincia, stiamo portando avanti. In 2 anni sono arrivate circa 15.000 attestazioni di prestazione energetica su immobili. Stiamo già facendo il controllo di primo livello e ci accingeremo a breve a fare il controllo di secondo livello. E quindi era necessario fare un punto sulla situazione con gli ordini professionali con i quali abbiamo organizzato, diciamo, questo seminario. Quindi ci saranno gli ordini di architetti, ingegneri, periti industriali e geometri, con i quali cercheremo di fare, insomma, di vedere le cose che funzionano e magari le cose che invece hanno bisogno di essere leggermente modificate relativamente in base alle normative che ci sono a livello nazionale e regionale. In base, non so, a dati che avete già a disposizione, la transizione ecologica in provincia di Teramo a che livello è? Ma la transizione ecologica sulla provincia è molto buona, anche perché abbiamo iniziato questo percorso nel 2009 con l'amministrazione Walter Catarra, il compianto presidente, con il patto dei sindaci. Quindi c'è una sensibilità da parte degli amministratori a percorrere, diciamo, allora il protocollo di Kyoto, che ricordiamo 20-20-20, ma adesso gli obiettivi sono cambiati, le direttive comunitarie ci portano al 2030, ma già si inizia a pensare al 2050. Quindi è un dato reale, oggettivo, che tutti i comuni si stanno adoperando appunto per cercare di raggiungere quelle che sono un po' i progetti che ogni comune si è dato. Naturalmente non è semplice, ma c'è bisogno di coordinamento di questi lavori.